grandi, come sapete, i grandi ristoranti stanno nei luoghi, e là per esempio anche a Formia. Cara Clina, non potremmo per esempio cominciare piano piano, chissà, apre un ristorante piano piano con cura, 20 tavoli, poi 30 tavoli, poi un altro localino, e facciamo anche un luogo dove tra olive, cibo, qualità, mare, piano piano col tempo diventa la città del bello, grazie a un'amministrazione intelligente, illuminata, aiutata dall'amministrazione Zingaretti, e facciamo un nuovo rinascimento di questa città. Per esempio il turismo, i numeri sono ancora bassi, leggevo prima di venire qui, perché mi sono un po' preparato, dico vado a Formia che non conosco e quindi devo essere, non posso fare lo scemo e dire fesserie. Forse possiamo spostare un pochino, non tanto, e naturalmente ragionare però non solo da Formia, mi permetto solo questo, carissimi, ma come in termini di comprensore. Gaeta, Formia, aiutatemi Itri, e ok. Altre proposte, sul credito, certo, Mario, l'enogastronomia, credito, certo, ha ragione, cosa faremo con Zingaretti? L'arce che io ho trovato, che mi ha chiesto di risanare, che l'arce diventa lo strumento di assistenza all'assessorato all'agricoltura per l'agroindustria, assistenza tecnica, valorizzazione, commercializzazione dei prodotti, questo deve diventare l'arce, ma l'arce ha un grande patrimonio di terre e di case. Allora cosa ho proposto? Ecco qua, perché da tecnico, da studioso dico, la regione Lazio ha un dramma di liquidità, Zingaretti ha ereditato una regione che come sapete paga a 3 anni, arrivederci. Venivamo dalla provincia e pagavamo 60 giorni, c'è una differenza. Allora noi abbiamo detto, creiamo un fondo, quello che io dissi quella volta, facciamo un fondo, mettiamo a garanzia il nostro patrimonio alle banche, o casomai finiamo l'ipoteca, ci basta poco, perché è vero, il moltiplicatore è una 15 forse un po' alto, diciamo una 10, una 10. Bastano 30 milioni oggi, qui ed ora, non promessa, attenzione, anche voi che farete i bilanci, mi permetto, caro Clita, caro carissimo Ernesto, i bilanci seri sono quelli di cassa, non di competenza. È la cassa che nobilita un bilancio. Meglio pochi, maledetti e subito. Quindi un bilancio serio deve essere sulla cassa, quindi occhio alle entrate, occhio alle lotta incessante, sistematica sulle entrate. Non mettere i soldi poi e fare promesse alla città di abbiamo stanziato 5 milioni per lavori pubblici, se non ci stanno di cassa è meglio dire abbiamo stanziato 500 milioni. Però tu la città la vedi 500 milioni. Allora abbiamo detto questo, facciamo il fondo e mettiamo in garanzia 100 milioni, firmiamo l'ipoteca al fondo immobiliare, ce l'anticipa la cassa deposito e prestiti, 30 milioni li mettiamo a garanzia e poi possiamo venire qui con la formazione.